L'idea di Angelo Ricci, Giorgio Znàzec e Manuel Silva era di far visita al vecchio terribile. Questi abita tutto solo in un'antichissima dimora di Water Street, poco lontano dal mare, e di lui si dice sia eccezionalmente ricco e indifeso: circostanze che determinavano una situazione di grande interesse per uomini che svolgevano la professione dei signori Ricci, Znàzec e Silva. I quali praticano né più né meno che il nobile mestiere di ladri. La gente di Kingsport pensa e mormora molte cose sul conto del vecchio terribile, cose che in genere gli risparmiano l'attenzione dei gentiluomini come il signor Ricci e i suoi colleghi, malgrado il fatto che egli quasi certamente nasconda una ricchezza inestimabile in qualche ignoto recesso della sua ammuffita e vetusta abitazione. Per la verità si tratta davvero di una persona assai stravagante. Si ritiene che un tempo sia stato comandante di golette che navigavano per le Indie orientali, ma è talmente vecchio che nessuno lo ricorda da giovane, oltre ad essere così taciturno, che pochissimi ne conoscono il vero nome. Tra gli alberi contorti, che crescono nel giardino antistante la sua antica e negletta dimora, conserva una bellissima collezione di grosse pietre, curiosamente disposte e dipinte in modo tale da rassomigliare agli idoli di qualche oscuro tempio orientale. Questa collezione ha il potere di tenere alla larga la maggior parte dei ragazzini che si divertono ad eridere il vecchio terribile per la folta barba e per i lunghi capelli bianchi, o a mandargli in frantumi i vetri delle piccole finestre della vecchia casa con malvagi missili. Ma vi sono anche altre cose, atte a spaventare gli individui più cresciuti e anche più curiosi, che talvolta si avvicinano di soppiatto alla casa per sbirciare attraverso i vetri polverosi. Taluni sostengono che su un tavolo, posto in una stanza vuota al pian terreno, vi ha una notevole quantità di particolarissime bottiglie, ciascuna delle quali contiene un pezzetto di piombo sospeso a un filo, a mo' di pendolo. Questi curiosi affermano inoltre che il vecchio terribile parla a quelle bottiglie, rivolgendosi ad esse usando nomi come Jack lo sfregiato, Tommy il lungo, Giolo spagnolo, Peters e Nostromo Ellis. Pare inoltre che quando si rivolge ad una di queste bottiglie il piccolo pendolo plumbeo compia certe precise vibrazioni, quasi rispondesse oscillando. Coloro che avevano osservato l'alto e sottile vecchio terribile impegnato in tali singolari conversazioni, non ripetevano mai l'esperienza una seconda volta. Ma Angelo Ricci, Zoc Sanec e Manuel Silva non avevano nelle vene sangue di Kingsport, appartenendo a quel nuovo ed eterogeneo calderone di stranieri che vivono al di fuori del cerchio magico della vita e delle tradizioni del New England. Per quei tre. Il vecchio terribile era soltanto un vegliardo barcollante e quasi inerme, incapace di camminare senza l'aiuto del suo nodoso bastone, le cui mani tremavano pietosamente. A loro modo erano sinceramente dispiaciuti per la solitaria condizione di quel vecchio, malvisto e rifugito da tutti, e contro il quale tutti i cani abbaiavano con foga straordinaria. Ma gli affari sono affari. E per un ladro che vota l'anima alla professione, un vegliardo per di più debolissimo, non può che costituire un'esca e una sfida, soprattutto se non dispone di un conto in banca, ma per le poche necessità che soddisfa allo spaccio del villaggio, paga con sonanti dobloni in oro e argento spagnoli, coniati due secoli or sono. Ricci, Xane e Silva, scelsero la notte dell'11 aprile per la loro visita. A Rizzi e Silva sarebbe toccato occuparsi del vecchio mentre Xanec li avrebbe attesi e poi accolti i carichi di un bottino presumibilmente metallico in un'auto coperta in Sheep Street, presso il portone dell'alto muro posteriore che recintava il giardino del vecchio terribile. Desiderando evitare inutili spiegazioni nel caso di un inatteso interesse della polizia, Diedero inizio all'operazione in maniera tranquilla e poco appariscente. Come è stabilito, i tre avventurieri si mossero separatamente, così da non dar luogo a successivi sospetti. Ricci e Silva si ritrovarono in Water Street presso l'ingresso anteriore della casa del vecchio e, quantunque non gradissero affatto il modo in cui il chiaro di luna risplendeva sulle pietre dipinte, filtrando attraverso i rami in boccio degli alberi nodosi. Avevano cose ben più importanti cui pensare che a stupide superstizioni. Temevano che non sarebbe stato un compito gradevole quello di far sciogliere la lingua al vecchio terribile a proposito del tesoro in oro e argento gelosamente custodito. Perché i vecchi lupi di mare sono notoriamente cocciuti e perversi. Tuttavia il padrone di casa era vecchissimo e quasi privo di forza e i suoi ospiti erano in due. Ricci e Silva poi vantavano una lunga esperienza nell'arte di rendere loquaci i taciturni e le grida di un uomo così debole e anziano potevano essere facilmente smorzate. Si avvicinarono quindi all'unica finestra illuminata, dalla quale si udiva il vecchio terribile intento a conversare con le bottiglie e con i pendoli con voce fanciullesca. Infilarono quindi le maschere. E bussarono educatamente alla porta di quercia scolorita dalle intemperie. L'attesa sembrò interminabile a Xanec, che inquieto si agitava nell'auto sistemata presso l'entrata posteriore della casa del vecchio terribile in Sheep Street. Xanec era un uomo dal cuore particolarmente tenero, e non gli erano affatto piaciute le urla laceranti che aveva inteso provenire dall'antica dimora subito dopo l'ora stabilita per l'attuazione del piano. Non aveva forse raccomandato ai suoi compagni di usare la massima delicatezza possibile col vecchio e patetico capitano di mare. Con profonda inquietudine fissava lo stretto portone di quercia posto nell'alto muro di cinta rivestito d'Edera. A brevi intervalli consultava l'orologio e stupito si interrogava sulle cause del ritardo. Che il vecchio fosse morto prima di rivelare dove nascondeva il tesoro e costringendo i suoi compagni. Ad un'imprevista perquisizione, certo è che Xane non gradiva affatto aspettare così a lungo al buio e in un simile posto. Tutto a un tratto percepì il fievole rumore di un passo leggero: una sorta di tenue picchiettio sul vialetto all'interno del portone, poi di un lieve armeggiare con il chiavistello arrugginito e vide la stretta e pesante porta aprirsi verso l'interno. E nel pallido bagliore dell'unico, fioco lampione stradale, aguzzò la vista per vedere ciò che i due compagni avevano portato fuori dalla sinistra dimora, che indistinta si stagliava poco lontano. Ma il suo sguardo non incontrò ciò che si aspettava, giacché di fronte a lui non c'erano i suoi due compagni, bensì il vecchio terribile tranquillamente appoggiato al nodoso bastone, intento a sorridere in modo detestabile. Il signor Zanek non aveva mai fatto caso al colore dei suoi occhi, ma in quel momento si accorse che erano gialli. Nelle cittadine di provincia basta un nulla a suscitare un gran fermento. Ed ecco perché per tutta la primavera e l'estate a Kingsport non si parlò d'altro che dei tre corpi, non identificati, trasportati a riva dalla marea orribilmente straziati come dai fendenti di molte sciabole e spaventosamente storpiati come dal calpestio di molti crudeli tacchi di stivali. Qualcuno parlò anche di cose più banali, come di un'automobile abbandonata rinvenuta in Sheep Street o di certe urla assolutamente inumane, emesse probabilmente da qualche bestia randagia o da un uccello migratore, udite nella notte da cittadini insonni. A queste chiacchiere paesane il vecchio terribile non prestò alcun interesse. Era già schivo di natura, e quando si è vecchi e deboli, la riservatezza raddoppia d'intensità. E poi, un vecchio lupo di mare come lui doveva aver visto decine di cose di gran lunga più sconvolgenti nei remoti giorni della sua trascorsa giovinezza.